Ragazzi, vi faccio vedere come faccio i ghiacciole al limone e zenzero per il diabete di mio figlio. Allora, il limone dice che sfiamma, quindi anche il dottor Mozzi lo consiglia di prenderlo la mattina con la bevanda tiepida, e invece io ci faccio il ghiacciolo, quindi completamente contrario a quello che dovrei fare. Però, con l'occasione del ghiacciolo, perché tanto mio figlio me li chiede i ghiaccioli, voglio fargli prendere una cosa che sicuramente è benefica, lo zenzero, e poi il limone. Come faccio? Utilizzando la stevia. Ma quale stevia? Sto tentando di seguire le indicazioni del dottor Mozzi, che dice di limitare i cereali, e quindi non la stevia, quella là che vi faccio vedere, tipo misura, perché se vai a vedere c'è scritto stevia, però in realtà costa molto poco questa o le altre stevie, ma l'ingrediente non è stevia 100%, ci metto un'altra roba che sicuramente costa meno della stevia. Questa l'ho presa su Amazon, c'è scritto stevia 100% e costa 100 grammi, costa boh, 20 euro. Allora uno dice, ma perché costa 5 volte di più delle altre stevie? Ragazzi, è completamente un'altra cosa, è completamente un'altra cosa. La polvere, se la vedete così, ma la polvere può sembrare polvere anche quell'altra. Per dolcificare una bottiglia ne serve veramente meno di metà cucchiaino. Per dolcificare una bottiglia da mezzo litro, va molto forte in modo che ci escono fuori i ghiaccioli, basta meno di mezzo cucchiaino, ma forse la metà della metà di un cucchiaino. Questa è la limonata che ho fatto. Praticamente cosa faccio? Vedete qua c'è lo zenzero? Ci stanno i pezzettini di zenzero? Allora, lo zenzero mio figlio non l'accetta, non gli piace in nessun modo le tisane dello zenzero, però insieme al limone che ha un sapore molto forte, non se l'accorge, perlomeno non si è lamentato, gli è piaciuto anzi. Quindi metto pezzettini di zenzero insieme al succo di limone, quindi quando trito qua i limoni ci metto anche lo zenzero e fa una specie di tisana. Questi pezzettini piccoli, sottili sottili del zenzero rilasciano lo zenzero e la tisana diventa lo zenzero. Quindi la tisana tutta bella e congelata la metto nel congelatore, e questi sono i vecchi ghiaccioli che comunque mi davano zuccheri, e vabbè, per le ipo vanno ancora bene questi qua, ma quando mi ha voglia di ghiacciolo e non sta in ipo, cioè la maggior parte della giornata, io posso benissimo dargli un ghiacciolo al limone. E voi, ci avete qualche altro frutto da consigliarmi? Io faccio limone e zenzero, mi date qualche ricetta? Io pensavo di fare tipo con la centrifuga le fragole. Vedete, qui sopra c'è una centrifuga che costa pure un sacco di soldi, però invece queste qua le ho fatte così, ho tagliato il limone a metà, poi ho messo le mani dentro, ho fatto così. Penso che così non rompo neanche le fibre, quindi se ci sono le fibre nelle varie cose, proprio triturate così a mano come gli antichi, no? Come si faceva con l'uva. E alla fine è molto più veloce, perché poi per pulire la centrifuga ci ho un sacco di tempo, invece così ci metto a meno che uno deve fare un chilo di roba, ma per fare 3-4 limoni si fa prima a mano. Tagli a metà e poi proprio con le mani. Faccio così. Boh, sbaglio, non sbaglio? Ditemi voi ragazzi, perché io non è che io sono ignorante. Lo faccio per avere consigli da voi. Ciao ciao ragazzi!